In Casargo Tractors non ci sono solamente i giganti Landini e McCormick, ci sono anche i piccoli trattori della Valpadana, quelli molto adatti ai pendii. L'ingegnere Alessandro Bonini è responsabile per il marchio Valpadana di Argo Tractors. Conosciamo questi trattori soprattutto per la loro versatilità sui pendii, però ci sono altre caratteristiche da mettere in luce. Assolutamente, Valpadana è un marchio che punta sulla compattezza e sulle macchine con baricentro particolarmente basso, proprio per agevolare e mettere in sicurezza il lavoro di chi ha bisogno di compattezza per i lavori in forte pendenza. Quindi macchine che sono assolutamente compatte, ma con caratteristiche proprie anche delle macchine più grandi, quindi un sacco di accessori, un sacco di opzioni in più che possiamo aggiungere e mettere sulla macchina e che danno grande valore aggiunto anche per i professionisti del mondo del vivaismo e della viticoltura. Qui a Parigi cosa presentate in particolare? Qui a Parigi mostriamo quella che è la gamma della serie 9000, quindi il top di gamma per Valpadana, che arriva fino a 95 cavalli di potenza, sia in versione a ruote sterzanti che in versione articolata, quindi articolata per avere la macchina ancora più stretta e compatta con lo snodo centrale per lo sterzo, la nuova cabina compatta per questa gamma di macchine integrata con la piattaforma per un maggior comfort e tutto l'apparato di gestione della parte idraulica attraverso il joystick per quelli che sono i clienti più esigenti per tutte le operazioni di movimentazione e movimentazione delle attrezzature agricole in campo. Suoi colleghi, parlando dei giganti, ci hanno detto che la tecnologia va soprattutto alla ricerca della semplificazione per l'operatore e di una riduzione dei consumi. Per quanto riguarda trattori invece più piccoli come questi, che cosa si cerca in particolare? Beh, la ricerca è in assoluto quella di avere una macchina molto semplice da utilizzare e che sia molto intuitiva e che permetta di avere un controllo molto, molto rapido del trattore con pochissimi movimenti, abbinato ovviamente a quella che è la compattezza della macchina, che nel caso di macchine così piccole il fatto di avere lo spazio sufficiente per l'operatore con tutta la strumentazione necessaria è molto importante, anche perché parliamo sempre comunque di macchine per professionisti. È stata fatta anche però una grandissima ricerca e grandi passi avanti, mi sembra, sul comfort in cabina. Assolutamente. Un tempo c'erano veramente cabine molto più piccole, molto più contenute, quasi per operatori di piccole dimensioni, anche di statura, adesso no. Qui parliamo di una nuova cabina con degli spazi, un'abitabilità superiore rispetto alle cabine precedenti, proprio per andare incontro alle esigenze di operatori sempre più grandi e per mercati magari come può essere il Nord Europa, dove parliamo di operatori alti anche 2 metri, quindi che hanno bisogno dello spazio vitale per lavorare agevolmente una giornata intera su una macchina così compatta. Valpadana penetra soprattutto il mercato italiano o quello mondiale? Beh, in principal modo il mercato degli isodiametrici è quello italiano, anche per una questione un po' di storicità, ma pian piano stiamo allargando progressivamente il mercato verso il resto dell'Europa, in particolare verso la Francia e i paesi del nord, in cui hanno bisogno comunque di macchine compatte, non solo per impiego agricolo, ma anche per manutenzione delle strade, manutenzione del verde, dove hanno bisogno di macchine sempre con maggiori prestazioni. Il gioiello che però presentate qui al CIMA di Parigi per quanto riguarda il marchio Valpadana è questo 4655, di cosa si tratta? Allora, la serie 4006 nelle precedenti versioni è stata presentata solo nella versione a ruote sterzanti. Le esigenze del mercato, che vogliono macchine sempre più compatte e più strette, hanno richiesto lo sviluppo di una nuova versione e articolata per questo tipo di macchina, e quindi abbiamo colto l'occasione del CIMA per la presentazione di questo nuovo modello ARM, quindi articolato, dove la principale caratteristica è quella di un'estrema compattezza di una macchina con 47 cavalli che sta sotto al metro, quindi parliamo di 97 cm di larghezza. E questa vede la luce proprio qui a Parigi, non era mai stata presentata? Questa vede la luce qui a Parigi come lancio mondiale,
col quale vogliamo puntare ancora di più verso le macchine compatte, principalmente per i mercati della manutenzione e della viticoltura, dove abbiamo bisogno di spazi, specialmente in Francia, al di sotto del metro di larghezza. Prima ci ha parlato della semplicità di guida, io non sono ancora salito, ma mi pare veramente che sia quasi intuitiva davvero. Questa è assolutamente la macchina più semplice, quindi completamente meccanica, dove tutti i comandi sono a portata di mano, di tipo meccanico, quindi niente elettronica, quindi abbiamo puntato sul massimo della semplicità possibile.